Eccoci nuovamente in diretta, andiamo a leggere le aperture dei quotidiani telematici. Per quanto riguarda Big Notizie, si apre con Aia, Tidei si affida agli scienziati. Il sindaco chiarisce la posizione dopo la sortita di Sel, confronto a settembre ma senza demagogia e con pareri autorevoli. Poi presenta un documento con i 14 punti dell'autorizzazione, in cui il Comune non ha espresso parere favorevole. Possiamo partire da questi per rivedere l'accordo, scettico sulla chiusura anticipata di TVN e linea soft con Sel. Quindi Sel, TVN va chiusa entro il 2020, come vedete è l'argomento del giorno. Questa volta però lo ha chiesto la senatrice De Petris nella mozione presentata in Parlamento, in cui si punta anche a riaprire la conferenza dei servizi sull'AIA. Era stato motivo di scontro tra Tidei e il vice sindaco Luciani, che rilancia: nessun passo indietro, pensiamo solo a tutelare i cittadini. Dog Park, firmato il protocollo, San Paolo, medicina si rifà il look. E ora vediamo trcgiornale.it, anche lui apre con Aia, TVN, Luciani non faremo un passo indietro, De Petris dati drammatici, ancora Aia, TVN, Tidei a settembre il confronto pubblico senza strumentalizzazione. E poi c'è un argomento differente, si parla di mai così tanta acqua a Civitavecchia, 355 litri, scusate, al secondo per abitante. Il record di dotazione idrica effettiva a Civitavecchia viene stabilito in una delle giornate più calde di quest'estate ritardata. Stando infatti ai dati forniti dall'assessorato ai lavori pubblici, l'erogazione idrica in città ha raggiunto i massimi livelli. Tutti gli acquedotti lavorano a pieno regime, in qualche circostanza anche oltre. Solo l'Oriolo manda il 91% dell'acqua solitamente affluente. Quindi però in effetti carenze idriche per quanto riguarda quest'anno, tranne all'inizio proprio dell'estate, non ce ne sono state, quindi possiamo dire che sembra che stiano facendo un buon lavoro da questo punto di vista. Andiamo a leggere civonline.it e c'è l'apertura di Aia a settembre, la resa dei conti. Fra poco avremo in collegamento telefonico la giornalista Sonia Bertino, che ci informerà appunto e ci darà maggiori dettagli in merito a quella che è la situazione che c'è e soprattutto la situazione tra i due partiti, ovvero tra le due persone, Pietro Tidei e Enrico Luciani, e soprattutto qual è la questione che, insomma, l'attuale situazione di Aia che è stata rimandata a settembre. Sulla centrale Enel di TVN, Luciani ribadisce: il problema nasce dalla mancata condivisione del documento dopo la conferenza dei servizi. Credo che dovremmo avere già in collegamento telefonico la giornalista Sonia Bertino. Sonia, buongiorno. Buongiorno Silvia. Buongiorno. Allora, quindi ti ho contattato perché giustamente hai seguito tu la questione Aia e la questione, insomma, che c'è tra Pietro Tidei e Enrico Luciani. Vogliamo dare innanzitutto l'infarinata ai nostri telespettatori? Beh, guarda, diciamo semplicemente che già nei giorni scorsi il vice sindaco Enrico Luciani e il suo partito, Sinistra Ecologia e Libertà, aveva mostrato qualche perplessità sul documento, ossia l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla centrale TVN dopo la conferenza dei servizi. Una presa di posizione che non era piaciuta tanto al coordinatore del Partito Democratico Longarini e allo stesso sindaco Pietro Tidei, e che ieri appunto diciamo si è conclusa, o almeno fino ad oggi, poi se ne riparlerà sicuramente a settembre, con due conferenze stampa ben distinte, una di Sinistra Ecologia e Libertà e l'altra del sindaco Pietro Tidei e del resto della maggioranza. Quello che Sinistra Ecologia e Libertà ha messo, ha posto sotto i riflettori è la mancata condivisione del documento, quindi dell'AIA, dopo la conferenza dei servizi. Un documento che non è stato condiviso, come hanno detto ieri durante la conferenza stampa con il resto della maggioranza, e che quindi hanno dovuto studiare da soli. Dopo un'attenta lettura di tutto il documento hanno potuto notare, sotto accusa sono soprattutto le ore di funzionamento della centrale che sono aumentate, l'utilizzo del carbone e la presenza di zolfo in maniera superiore rispetto alle norme previste dalla Regione Lazio.
tutti aspetti e particolari che hanno portato Sinistra Ecologia e Libertà a produrre 5 diversi documenti da portare all'attenzione del governo centrale, quindi al Senato con un'interrogazione e una mozione che sarà presentata dal capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà Loredana De Petris, una interrogazione, una proposta di legge alla Regione Lazio sempre per quanto riguarda l'inquinamento e una mozione che sarà invece portata all'attenzione del Consiglio Comunale aperto che Sinistra Ecologia e Libertà intende chiedere al resto della maggioranza e quindi al Sindaco Pietro Di Dei per discutere appunto di inquinamento. Sotto i riflettori poi ovviamente è finito anche il cosiddetto CSS, perché sembra tutta una storia molto legata, due aspetti legati tra di loro, da una parte maggiori ore di funzionamento per la centrale, dall'altra l'emergenza rifiuti che la capitale potrebbe lanciare, così da spingere i rifiuti di Roma a essere bruciati all'interno degli opifici già presenti e quindi non si esclude nemmeno la possibilità che questi arrivino a TVN. Dopo appunto abbiamo visto anche nei giorni scorsi l'ex sindaco di Roma Alemanno che aveva puntato i riflettori di nuovo su un'eventuale discarica ad Allumiere nella zona di Santa Lucia. Tutte questioni che se da una parte il sindaco ha accettato dicendo capisco che Sinistra Ecologia e Libertà vuole vederci chiaro, vuole maggiori informazioni sul documento che è stato approvato, ha cercato di minimizzare dicendo che il documento è stato condiviso con tutta la maggioranza, quindi qui abbiamo una incomprensione, non si sa chi dice infatti, la verità. Interrompo perché quelle che sono le voci comuni, la voce che si sta diffondendo tra i cittadini, è che in effetti SEL a suo tempo firmò il documento per quanto riguarda l'AIA. Questa è la posizione che poi ci ricordiamo era tutto il caos dell'assessore Roberta Galletta che all'inizio si schierò e poi insomma disse no, io sono contrario a tutte esatto. Le vicissitudini. Infatti, questa è anche una domanda che è stata posta ieri, come mai a così tanti mesi di distanza perfetto. Prendete questa posizione? Perfetto. E la risposta che è stata data, la nostra posizione non è mai cambiata, eravamo in disaccordo con quel documento prima, ai tempi di Roberta Galletta, e lo siamo oggi. Oggi alziamo di più la voce perché polemizzare senza aver studiato i documenti sarebbe stato molto più semplice. Ci siamo presi tempo per studiare approfonditamente tutto il documento e da questo siamo riusciti a trarre fuori una proposta che è significativa a più livelli e lì hanno puntato appunto i riflettori su quelle che sono le interrogazioni, le mozioni e la proposta di legge che saranno avanzati nei prossimi giorni o comunque nei prossimi mesi, visto che comunque siamo già ad agosto e molti sono andati già in ferie. Dall'altra il sindaco che cerca di sottolineare il fatto che sì è vero l'AIA è stata approvata, però il Comune durante la conferenza dei servizi ha votato a favore soltanto di quei punti avanzati dal Comune, chiesti dal Comune, quindi che vanno bene a Civitavecchia, mentre ha detto no agli altri punti che invece vanno a favore della centrale Enel, però come ha detto il Sindaco nella conferenza di servizi ci sono più esponenti a vari livelli e il Comune è una voce isolata, quindi anche con il no del Comune se gli altri dicono di sì quei punti sono stati approvati. Ha parlato comunque di grandi conquiste, guardando a quelli che sono quei punti che vanno a favore di Civitavecchia, tornando a dire che le ore di funzionamento, sebbene siano state aumentate, nel documento è stato inserito il limite giornaliero. Quindi l'esempio classico che ha posto il sindaco, se la centrale resta chiusa per una settimana per manutenzione, subito il giorno seguente, quando potrà di nuovo entrare in funzione, non potrà recuperare bruciando di più rispetto al limite imposto per quel determinato giorno, quindi quel monte orario non sarà mai raggiunto. Nonostante questo il dibattito ci sarà a settembre, sì. Da una parte il sindaco vuole un dibattito pubblico aperto alla presenza di esperti, quindi con dati scientifici a mano, senza demagogia e senza strillozzi, come li ha chiamati ieri. Dall'altra, Sinistra Ecologia e Libertà vorrebbe spostare quello stesso dibattito all'interno di un consiglio comunale per dargli una valenza anche politica.
Certo, questa è la posizione. Ma è possibile, secondo te, sarà possibile vedere questo documento o già l'hanno fornito alla stampa? Il sindaco ha più volte dato stralci e appunti del documento AIA, ieri ne ha fornita un'altra copia con quei punti a favore e contro, spiegando quali erano i motivi che aveva portato l'amministrazione comunale a dire no a determinate cose e a dire sì ad altre. E sempre ieri ha tenuto a sottolineare Tidei come il problema dell'inquinamento a Civitavecchia non sia dettato soltanto dalla centrale Enel, ma da tanti altri fattori come TVS, i fumi in porto. Abbiamo visto ieri la Capitaneria che ha sanzionato un altro armatore per i fumi dalle Certamente, navi. certamente. E quindi diciamo che il problema dell'inquinamento è un problema che va affrontato a 360 gradi e in questo Tidei spera tantissimo nel lavoro che potrà offrire ed effettuare il nuovo presidente dell'Osservatorio ambientale, Giovanni Marsili, segnalato direttamente dall'Istituto Superiore di Sanità. Certo sarà un lavoro duro, difficile e nonostante diciamo, la posizione del sindaco ieri sembra essersi ammorbidita nei confronti degli amici e colleghi di Sinistra Ecologia e Libertà, molto probabilmente l'AIA potrebbe comunque continuare a incrinare leggermente i rapporti all'interno della maggioranza. Poi tra l'altro parliamo di una maggioranza che subirà delle modifiche già Sì, a entro settembre la fine dicevi. dell'anno, proprio per quel rimpasto di giunta dettato anche da esigenze come ad esempio la sentenza del TAR che impone Certo. all'amministrazione di dover inserire delle donne. Quindi bisognerà vedere un attimo gli assetti quali Manca poco saranno. comunque, entro un mese sicuramente, in poco più di un mese già avremo delle novità, vedremo AIA, c'è la questione Italcementi che è stata posticipata anche questa a settembre, rimpasso di giunta, insomma per il momento lo sappiamo, siamo ad agosto, è il periodo in cui molti insomma, si fermano, molti insomma, vanno in ferie. Ricordiamo anche, è rimasto ancora in sospeso anche Rapidamente perché HCS. abbiamo poco tempo a disposizione. Sì, è rimasto in sospeso anche HCS. Bisogna Certo. vedere ancora che cosa deciderà da una parte il Tribunale e dall'altra la Corte d'Appello. Quindi insomma di cose vedremo a settembre, sicuramente avremo sicuramente delle risposte a settembre per questi che sono degli argomenti piccanti che coinvolgono insomma l'amministrazione comunale. Esatto. Ti ringrazio Sonia, ti rilascio insomma al tuo lavoro, gentilissima come sempre. Grazie a te Silvia, Buona ciao. giornata. E noi proseguiamo, quindi abbiamo visto quella che è la questione, insomma, le questioni che andranno a risolversi, chi lo sa, insomma, che vedranno una luce entro settembre. Per quanto riguarda Civitavecchia e il suo comprensorio, rapidamente ultima battuta, si parla di Santa Marinella, si cambia completamente argomento, Sara Petronio è Miss Santa Marinella, quindi nello splendido scenario della caratteristica piazza Innocenzo XI di fronte ad oltre 500 persone è stata eletta Miss Santa Marinella 2013. Andiamo rapidamente a vedere cosa succede a livello nazionale. Iniziamo con il messaggero.it e naturalmente non poteva non esserci Berlusconi, pressing PDL sul Colle. Napolitano esclude i salvacondotti e poi Letta al PD non mi farò logorare. Schifani e Brunetta al Quirinale, non applicare la legge Severino sulla incandidabilità e riforma della giustizia. Quindi, insomma, il caos, situazione Berlusconi, problema che ci sarà, tanti insomma che stanno vedendo il governo cadrà, non si riuscirà oppure no. Però per il momento è questo l'argomento di apertura di molti quotidiani, nonché telegiornali. E altro invece per quanto riguarda politica estera, l'allarme terrorismo, gli Stati Uniti agli americani, lasciate immediatamente lo Yemen e si teme l'attacco di Al-Qaeda. Quindi c'è un Washington Post che dice Al-Zawahiri ha chiesto di dare inizio all'attacco. Quindi c'è un clima teso per quanto riguarda gli Stati Uniti per un possibile eventuale attacco terroristico. La stampa.it, e infatti qui si parla di Siria,
dall'olio rapito da un gruppo islamico, Bonino. Il gesuita è nelle mani degli emuli di Al Qaeda, ma noi non ci diamo per vinti. Su Chirico ci sono contatti e si dice speranzosa. Quindi padre Paolo è scomparso nel nord della Siria una settimana fa. Ieri la lettera dei gesuiti ostacolati e bloccati. Qualcuno intervenga. Corriere della Sera, vediamo l'apertura. Volevano far saltare il governo e domenica c'era un piano pronto. Il ministro Quagliariello contro i falchi del PDL e PD. L'esecutivo, unica barriera contro il caos. Il magistrato che ha condannato l'ex premier insorge il PDL. Il giudice Esposito, Berlusconi sapeva, poi corregge, parlavo in generale. Berlusconi ha i figli pronto ad andare in carcere, ma i suoi legali sperano in una pena commutata. Andiamo a vedere l'apertura del giornale. De Benedetti, qui si parla quindi diversamente evasore. Il gruppo Espresso multato di 225 milioni per plusvalenze, ma per l'ingegnere solo un procedimento tributario. Il giudice non ha voluto riconoscere la legittimità di un'operazione societaria che comportava un vantaggio fiscale per l'Espresso, vedendoci una forma di evasione fiscale, ma la vicenda si è risolta in un procedimento tributario per gli amministratori, non in una condanna penale per un azionista. E anche qui si parla di Berlusconi, aspetta il colle e spunta l'idea del lodo Sallusti, quindi il cavaliere e così via. Andiamo a vedere l'ANSA. Dall'olio sequestrato in mano a un gruppo islamico, ministro esteri, non ci diamo per vinti. Su Quirico, speranzosa, riporteremo a casa i Marò. Come vedete, sono queste le aperture. USA, i suoi cittadini, lasciate subito Yemen. Quindi ambasciate chiuse, la minaccia è seria. Intercettati al Zawahiri e al Nasser. Quindi situazione, per quanto riguarda la politica internazionale, piuttosto tesa. Bene, queste sono le notizie per quanto riguarda quest'oggi, per quanto riguarda le notizie locali e nazionali. Abbiamo ascoltato la nostra Sonia Bertino in collegamento telefonico che ci ha fatto un quadro generale di quella che è la situazione per quanto riguarda l'AIA e la diatriba tra SEL, quindi Enrico Luciani, vice sindaco, e il sindaco Pietro Tidei. Maggiori dettagli sicuramente nel corso della giornata. All'interno dei nostri telegiornali, nonché approfondimenti. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata con la programmazione di Provincia TV e dentro la notizia torna domani mattina. Arrivederci.